meravigliosa, amore, Simona sta Izzo. Bene Enrica, quanto hai visto Enrica? Sei bellissima, bellissima, amore. Guarda, parliamo d'amore adesso. Ma poi che torno vuoi da me Enrica. Ancora parlare d'amore? No, allora, basta, ha detto che la boutique è chiusa, no, a parte che non è il tuo caso, perché è venuto a trovarci Ricky. Perché tu non potevi. Però non era qua. Appena era qui, in questo studio, un altro mio programma, Generazione Z. Non l'hai fatto, Uomini al Bivio. Lui era molto triste perché era solo. Perché ma Simona tutta non scena. C'era. No, non è vero, non è vero. E allora partiamo proprio da Ricky. Come fa un amore come questo a durare così tanto? No, veramente. Non posso essere volgare. No, devi esserlo. È notte, puoi dire quello che vuoi. Devi fattore C, fortuna, diciamo. No, vabbè, dai. Fattore C. Fattore C. Tanto. Sì. L'incontro. Però, l'incontro. 38 anni, poi alla fine, se un fisico quantistico mi chiedesse che cos'è, no, mi spiegasse davvero cos'è il tempo, io potrei dirti che da qui, per me, se fossero 2 anni che sto con Ricky, non è che è cambiato tanto da 2 anni a 38 anni. E come anni. Mai? Cambia per tutti e non cambia per non te? Non è vero. No, no, non cambia per tutti. Dipende dalle aspettative che tu hai. È chiaro che se tu incontri l'altro del dialogo, quindi qui sono stata fortunata. Tognazzi è un gourmet e io sono un gourmet. È un regista e io sono uno sceneggiatore e un regista. È fedele. Ecco. Incredibile. E io sono fedele. E quindi abbiamo lo stesso sistema onirico, sentimentale. Questa è stata la grande fortuna. Poi quando mi dicono com'è possibile, io dico, mio figlio ha 46 anni. No, oddio, no, di più, 46. No, non li voglio più dire. L'ho visto anni. L'altro giorno, Francesco, sta benissimo, vero? Mio figlio, sto con mio figlio da 47 anni. Secondo te è cambiato qualcosa da quando è ma nato? Ma sono amori diversi, nel senso che tuo figlio... Sai che non lo so. Tu sei la mamma, è diverso, insomma, però avere un uomo... Anche mio marito è un po' mio figlio. Avere un uomo che chiede di te, si dispiace perché tu non ci sei, quando gli facciamo vedere una fotografia tua, ma lui guarda, subito... Ma veramente, ti credo ti proprio! Ma ti, dico ti ringrazio, sì, tu mi stai facendo... Mi stai insufflando molta autostima, e ti ringrazio. Ha anche raccontato, ha anche confermato uno dei tuoi racconti, ha detto, dice, io effettivamente non pensavo a sposarla, però lei poi mi ti ha ricordi, portato con questa racconto. Macchina ho fatto 6 ore di autostrada finché e alla fine o morivamo in curva oppure mi doveva sposare. Cioè non è possibile che a 40, io ho 41 anni, ho detto senti, o lo facciamo adesso o mai più, perché dopo sarai troppo vecchio, gli ho detto. Non che sarei stata troppo vecchia. Sei mai stata gelosa di Ricky? Allora ti faccio una rivelazione, tu parli di gelosia. Allora io sono molto gelosa. Una donna di cui sei stata gelosa, ho fatto una donna famosa. Delle scenate incredibili a mio marito, anche una volta perché il suo sguardo è transitato oltre il 24 secondi mentre ordinava una bistecca. Ho detto ma scusa, tu dici a una meravigliosa cameriera, eravamo a New York, un'attrice che faceva la cameriera ma non era nota, a un certo punto dice may I have a stick please, ci ha messo 3 ore, dico Ricky svegliati, chiedigli una bistecca punto, e lui ha detto ma tu sei gelosa, però se vuoi qui dentro c'è qualcuno di cui sono allora, gelosa, no, allora però dai, ci una siamo rivelazione. Allora Enrica che sta qua ed è una bellissima donna, quando confermo. Io ancora confermi, quando io ancora non ero con Ricky però mancava poco come sa. Si sono dati un bacio. Si sono dati un bacio. Allora, io so che era solo un abbraccio, perché so tutto di Enrica Bonaccorti. No, io però, Ricky forse è un gentiluomo, non mi avrebbe detto così. Niente, certo. No, perché quindi ho detto... un pochino sei stata gelosa della Bonaccorti. Ma no, poi ci siamo parlate io e lei, io le ho detto, senti, ma Ricky... Invece Antonello Venditti era un traditore. Seriale, sì. Seriale. Antonello, sì. A meno che non abbia smesso adesso, che sai, con l'età uno si ridimensiona un po'. Purtroppo sì, perlomeno con me è andata così. Io non sopporto il tradimento perché siccome non posso rispondere con la stessa moneta, mi capisci? Perché se io fossi una donna infedele, e cioè, mio marito mi dice adesso vado
in un albergo, prendo un bellissimo uomo, perché stand by ce ne stanno sempre, all'età mia. Però è l'albergo che, diciamo, gioca un ruolo negativo a Venditti, sai perché? Perché poi è venuta qui anche Monica Leofreddi. Amore, e ha io e lei siamo tanto amiche. No, che lei ha raccontato che ha scoperto un tradimento, per sempre presunto tale, noi siamo sempre garantisti. Ha avuto una storia di 8 anni. Un presunto tradimento del maestro Antonio Venditti. Pure lei lo chiama Antonio. Lui, proprio perché lui era in albergo, lei lo ha chiamato, il telefono è rimasto aperto. No! Sì. Ma Monica, perché non me l'hai mai raccontato? Avremmo condiviso questo momento drammatico, veramente. Perché anche a te andò così, no? No, io non fui accolta nell'albergo perché, secondo me, lui ancora doveva, diciamo, mandare via la signora che c'era. Ma cosa successe in quell'albergo? No, io non sono riuscita a entrare in una stanza perché me l'hanno proibito. Perché lui era con una signorina. Probabilmente, sì, spero non con un signore, certo. Ecco, sarebbe peggio. Poi tu sei salita, forse sarebbe meglio. E hai trovato un reggiseno sul letto. Io ho trovato un reggiseno. Non sul letto, amore, era nel bagno. Quindi ho detto, ma di chi è questo reggiseno? Certo non di mio marito. E il maestro cosa ha detto? No, ha detto, la taglia era zero. No, è proprio zero, una piatta. Infatti ho detto, ma come, non gli piacevano le procaci? No, ho detto dentro di me, vabbè, ma sai, agli uomini piace tutto, va bene tutto. E ha detto no, ha detto che secondo lui era della persona che la notte prima aveva dormito lì. Poi è sveglio. Quindi ha negato. Certo. Ha ma negato tutti sempre. Negano, mi mento a negare sempre, no? Certo. Ma il traditore nega, perché il traditore, secondo me, soprattutto... soprattutto gli uomini, diciamo, negano perché non si innamorano delle amanti. Perché se uno mi dice io sono innamorato di una donna, io sono la prima a dire chiamiamola, vai con lei, ti preparo la valigia. Ma se tu non sei innamorato, allora è solo fatto del male a me. Se io non corrispondo, diciamo così, tanto siamo a notte fonda, se io non sono una donna a cui piace l'amore, però non è il caso mio. Certo, voglio assolutamente. Dire. Io, come tutte le donne, diciamo così, sai che le... Fai molto l'amore. No, le cicciottelle. No, tu no, fai molto l'amore, questo si siamo può dire procaci, o no? Ho fatto molto l'amore. Ma anche ora? Ma certo, solo con un uomo solo adesso. Con un uomo, però certo. Io ho molta fantasia, quindi per me... Per esempio, un una uomo fantasia che puoi raccontare? Ah, una fantasia che posso raccontare? Avevamo detto che parlavamo di sesso, no? Vuoi parlare di sesso certo. Adesso? È notte. Allora, il sesso degli adulti, parliamo di questo se vuoi, perché l'amore a una certa età, te lo dico da regista, io dovevo dirigere una scena tra due persone più o meno della mia età. E avevo qualcosa, avevo una resistenza, tant'è che poi l'ho tagliata. Avevo una resistenza perché pensavo che certe cose a un certo punto vanno fatte in un'alcova, al buio, e che in fondo l'amore degli adulti, come diceva un grande filosofo che è Sgalambro, l'amore vero è quando proprio l'urlo delle carni in qualche modo si affievolisce. E quindi è per questo che tu ami davvero, perché non hai questo istinto procreativo, chimico. L'amore dura, l'amore chimico dura 3 anni, Monica. Certo. Poi ci sono le coccole. Poi c'è l'amore bracci, lo stesso, ma non certo. È più chimico, è intellettuale, è cerebrale. Certo, anche fantasie intellettuali. Certo, anche le fantasie. Per dolci. Esempio, io che adoro Anais Nin, il Delta di Venere, ogni tanto rileggo qualcosa con la mia voce fonda e quando leggo penso di essere molto seduttiva al buio, perché al buio, il buio mi aiuta, certe, diciamo, trasparenze aiutano le donne della mia età, e questo non vuol dire che io abbia, diciamo così, un problema con il mio corpo, con lui, che non è più quello di prima. Io con lui mi sento figa ancora. Ma tu sei? Perché lui, ma no. Ma no, lo sei, no, te l'ho detto. Però mio marito mi ha vista giovane. No, mio marito mi ha vista giovane, quindi penso sempre. Ah, e poi bisogna usare un body. Un body non te lo devi togliere mai. Mai. Facciamo una lezione di sesso per le signore. Body sempre. Vuoi, allora, il body che stringe i punti giusti, allarga i punti... È inutile toglierselo, perché contiene, perché stringe... Perché tira su, perché tira giù. Vabbè, io dico che non ne hai bisogno, perché hai un cervello talmente vivo, brillante, un sorriso meraviglioso che non hai bisogno. Guarda, quando io mi tolgo il body sono diversa. Sei diversa. Allora, quindi io non me lo tolgo. Parliamo invece ovviamente di uomini che
sono precedenti, no, al matrimonio con Ricky, ma che hanno attraversato tutto, la tua vita, no, tutto, dai. Non ci può dire di più di quelli, no, che abbiamo parlato. Qualcuno con cui non c'è stato niente, che vi siete incrociati e magari in una prossima esistenza, chissà, ti, no, piacerebbe incontrare, no? No, no, nessuno. Ti spiego, no, no. A me tutti gli uomini che mi sono molto piaciuti, con gli uomini che mi sono molto piaciuti, è successo qualcosa. Qualcosa. Se voi puoi, se mi vuoi dire poi che qualche volta ho rinunciato, perché quanto è difficile, e quando sei felice con una persona e magari ne incontri un'altra che è interessante. A chi hai rinunciato? A che potenza di, ma a chi, sì, ho rinunciato? Un nome, ma lo devi dire. Niente. Ma no, ho rinunciato, quindi non conta nella mia vita. Sto scherzando. Però certo che è così. Ma sicuramente anche Ricky avrà rinunciato. Se poi non ha rinunciato, è stato così bravo che non me l'ha fatto capire. Allora, se dovessi adesso accettare un invito in una fantomatica isola deserta, un invito solo rigorosamente maschile, da chi lo accetteresti? Massimo, uomini conosciuti. Massimo Recalcati. Massimo Recalcati. Ed è per questo psicologo, filosofo, psicologo mi ammazza, è perché è lui che dice mantieni il bacio, no, in una coppia. Io lo seguo molto, è molto interessante, è uno psicanalista. E invece un invito a cena da uomini della politica? Il primo che ti viene in mente. Non ti piace? Eh beh, non importa, perché vediamo un po' chi è. Ma poi è passato di moda. Vabbè, dai. No, te ne posso dire due o tre, aspetta. Due o tre, dai. Allora, vorrei andare a prendere un caffè con Renzi. Con Renzi, vabbè, mi piace, perché no? No, perché è un po' passato. Vabbè, no, però, adesso però vediamo. Simpatico, poi. Vorrei prendere un tè invece con la Meloni. Con la Meloni, perché anche non lei la è interessantissima, interessante. Però è una donna, io ti avevo chiesto un uomo. Vabbè, ma a me mi piacciono pure le donne, non sessualmente, anche, ma mi piace donne. Di più parlare con le donne, vabbè, Monica, donne. Se no non starei qua. Poi, terzo nome? Fammici pensare. Dio, c'ho il vuoto, perché non è che ce ne sono proprio così tanti che proprio mi... Però diciamo un bicchiere di champagne... No. Sto tremando. Stavo per... Con chi? Con Mattarella. Con Mattarella, con il nostro grande perché presidente. Perché io sono stata invitata da Pertini. Pensa un po', io sono andata a pranzo con Pertini, mi vide una volta in televisione, mi chiamò il Quirinale e io dissi, questo non l'ho mai detto a nessuno, però è carino, è vero. Raccontami. E c'era Maccanico allora. Io ero alla seduta, serata elettorale, e a un certo punto, il giorno dopo, pronto il Quirinale, volevamo parlare con la signora Izzo, io ho messo giù, chiaramente, te vai, certo. Il Quirinale con me. Ma dicevano, pronto, signora Izzo, sono Maccanico. E lì ho cominciato a capire che la cosa era... guardi, il presidente la vuole incontrare. Il presidente Pertini mi vuole incontrare, veramente? Cioè, per me era una cosa impossibile. Però, ma è uno scherzo, mi dica che non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Io sono andata a pranzo da Pertini, ti posso dire anche quello che abbiamo mangiato. Erano gli anni Ottanta, un po' più. Francesco c'aveva già 6-7 anni. Io ero ancora giovane e lui mi disse una cosa bellissima. Che ti disse? Mi disse, lei ha gli occhi liquidi. Io, mi piacciono questi suoi occhi liquidi, mi piace... Lei piace a tutti, lei piace alle donne, piace ai bambini, piace agli anziani. Il nostro grande presidente partigiano, un incontro bellissimo. Un incontro bellissimo, adesso, abbiamo mangiato il pesce. Al di là dello scherzo, no, così no, tra è di noi, un incontro vero. Una bella testimonianza. E poi ho scritto La vita di Pertini, quando poi non c'era più, e non sono riuscita mai a farla. Non c'è ancora una bellissimo storia. Allora, torno. Vabbè, tra vado poco. A casa? No, assolutamente. Mio marito, scusa, puoi chiamare no. Ricky? Adesso chiamo Ricky ci sta vedendo. E gli dico che tra tornare, poco tranquillo. Stai per tornare.